No, 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 no. Scappate, scappate. Oh, mamma mia. Ah! Aiuto. E scappate. Dai. Meno male. Oh no, no, no. No, 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 no. Così non dormirò una settimana. No, no, no. Ci vuole qualcosa di più leggero. Kettlebells countdown. 4, 3, 2, 1. Così che scoprì che anche quello degli Orsetti del Cuore era un film horror. Pa pa pa! Ah, scherzi a parte, benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road e questa è la mia voce dopo due giorni di crisi allergica. Scusatemi, oggi parliamo di film horror, di film dell'orrore, ma nello specifico di quelle situazioni nelle quali siete con gli amici. Ragazzi, stasera ci andiamo al cinema, oppure nel privé del mio salotto ci vediamo un DVD, un Blu-ray, un bel film dell'orrore, qualcosa che ci faccia tremare, qualcosa che ci faccia gridare, qualcosa che ci faccia piangere per i soldi buttati nel biglietto o nel noleggio. Quelle situazioni in cui volevamo vedere un film dell'orrore e abbiamo visto un orrore di film. Ma si intende un orrore di film involontario, un film trash, completamente trash, totalmente involontario, cioè non una cosa che è nata per essere chiaramente trash, come, non so, il peggior film dell'orrore mai fatto, che non è un aggettivo, è proprio il titolo di un film. Comunque, ci sono tantissimi film che diventano facilmente trash. Talvolta si può trattare di un basso budget di base, ci può essere una pessima recitazione perché c'è una scelta di attori fatta veramente tra amici e parenti, ma talvolta il discorso del budget, il discorso degli attori, può non essere sufficiente, perché talvolta vengono fuori delle trashate, appunto, involontarie, nonostante il budget, nonostante il cast. Può essere proprio una manchevolezza del regista, della sceneggiatura, del montaggio, di tantissimi fattori. Nonostante possa sembrare difficile, in realtà è molto semplice riuscire a reperire dei film che nel corso del tempo hanno abbandonato l'idea di essere dei film horror, soprattutto, per diventare dei cult, ma dei cult proprio del trash. E sì, Birdemic, mi riferisco proprio a te. Parliamo di un film con scopo ambientalista, quindi probabilmente l'idea era di dire «prendiamo il tecnico degli effetti speciali e buttiamolo nel bidone dell'organico». In che modo un film horror può diventare trash? Ci sono certamente tantissimi modi. Partiamo, per esempio, non so, da mostri e alieni realizzati con costumi di Halloween comprati all'hard discount sotto casa, effetti speciali digitali appiccicati in maniera pietosa sullo schermo, o situazioni del genere. Per cui, per poter fare un'analisi dei peggiori film trash, comincio con il presentarvi il canale YouTube di cui vi parlo oggi, che proprio con i film trash ha a che fare, con il trash horror. Lui è Screammaker, per gli amici Scream, non quello Scream. Il canale è Stroncando l'Orrore, lo trovate linkato sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda. Andate, iscrivetevi, è molto bello, lui è molto bravo, ed è molto simpatico, anche perché non si limita semplicemente a mettersi lì a raccontare perché il film horror risulta una trashata unica, ma lo fa interagendo anche con le sue proiezioni mentali, come Polemico, il Doctor e altri personaggi veramente molto simpatici, che creano dei siparietti
di vero intrattenimento, e in mezzo c'è il racconto delle cose allucinanti che succedono dentro il film. Per darvi un'idea di quello di cui stiamo parlando, del livello delle cose di cui stiamo parlando, per la serie Stroccando l'Orrore Classic, perché parliamo di un film comunque abbastanza datato, prima stroncatura, Stroncando l'Orrore Classic, Monster a Go-Go. Video che trovate linkato sul doobly-doo e ovviamente sulla scheda. E già dal titolo uno si può immaginare, beh, ci sarà una distesa di mostri, anche se sembra, non lo so, il titolo di un cinepanettone horror in qualche modo. Comunque, innanzitutto il titolo è vero, non è stato tradotto da qualche matto in questo modo in italiano, è proprio il titolo originale, Monster a Go-Go. Il mostro che c'è sembra essere uno solo, è una sorta di creatura aliena. Andate a vedere il video e vi farete un'idea, innanzitutto del film, ma soprattutto della simpatia di Scream nelle sue stroncature. Quando parliamo di stroncare film, naturalmente buona parte dei film sui quali è facile procedere con la stroncatura sono film horror, ma questo non significa che ci sono solo film horror che sono di serie Z, ci sono altri film che riescono veramente a diventare di serie Z anche involontariamente. E il buon Scream, infatti, ogni tanto, oltre a stroncare i film horror, stronca anche altre ciofeche cinematografiche. E infatti voglio presentarvi una stroncatura che mi è piaciuta veramente tantissimo, soprattutto perché ho visto quel film e sono perfettamente d'accordo con la sua stroncatura. Quindi, secondo video che vi voglio segnalare di Scream è Ciofeche cineludiche, stroncando Double Dragon. Video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Ora, sappiamo che è facile, come dicevo, che un film horror cada nel trash, anche involontariamente. Può essere dovuto, appunto, alla qualità degli effetti speciali, può essere dovuto alla qualità della trama, della sceneggiatura, può esserci una regia molto discutibile, può esserci una recitazione pietosa, in certi casi anche il doppiaggio può essere fatto in maniera approssimativa, però ci sono delle case di distribuzione che invece basano la loro fortuna su un fenomeno che si chiama mockbuster. Si tratta del prendere i titoli che vanno più di successo e realizzare delle storpiature a basso costo, basandosi in qualche modo molto alla lontana sul tema portante del film di successo, cercando magari di venire fuori con il loro film sfruttando l'onda del successo del trailer di quel film, cercando di venire fuori magari prima che il film blasonato, per così dire, arrivi al cinema. È il caso di moltissimi dei film della Asylum. Ed è per questo discorso che voglio regalarvi una terza stroncatura, sulla quale non vi dirò assolutamente nulla. La terza stroncatura che vi segnalo è stroncando Terminator 2. La trovate linkata sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e guardatela! Non vi faccio nessuno spoiler, non vi dico nulla, tranne una cosa. No, non sto parlando di una stroncatura che è uscita il 1° di aprile, è una stroncatura vera. Andate e guardatela! Lui è Screammaker, detto Scream, il canale è Stroncando l'Orrore, andate e iscrivetevi! E a questo punto ecco la mia domanda. A noi è successo diverse volte, soprattutto ai bei tempi di Blockbuster, che il venerdì sera e il sabato sera si andava a noleggiare un bel DVD, qualche titolo horror, e ok, vediamo un pochettino che cosa ne viene fuori, e diverse volte, appunto, è venuto fuori un orrore di film. Abbiamo visto tanta di quella roba inutile, cinematograficamente parlando, che aver visto nel tempo alcune stroncature di questi film è stato un modo di riguardare o di ripensare con piacere a dei film che ci avevano veramente nauseato, se non, come è stato per The Blair Witch Project, proprio fatto rimpiangere i soldi del biglietto. Anzi, Scream, se stai guardando questo video, ti ricordo che esiste The Blair Witch Project, se gli vuoi dare un'occhiata, e soprattutto se comunque pensi che possa essere in qualche modo un trash relativamente volontario, perché c'è stato molto lavoro alle spalle, ti faccio presente che esiste anche The Blair Witch Project 2! E sì, abbiamo visto anche quello! Quindi c'è del materiale! Comunque, la mia domanda è questa. A voi è mai capitato di vedere una ciofeca cinematografica, un film dell'orrore che
è risultato un orrore di film? Non lo so, fatemelo sapere in un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di ReviewTR. Fatemi sapere anche se voi guardate film dell'orrore, se non li guardate perché vi fanno paura, se non li guardate perché non vi piace l'argomento, se siete appassionati di film horror, qual è il vostro regista horror preferito, se ci sono delle cose che, anche essendo blasonate, vi hanno lasciato un po' l'amaro in bocca. A me, per esempio, ha lasciato parecchio l'amaro in bocca Nightmare Nuovo Incubo di Wes Craven. Ha moltissime parti clamorosamente noiose, ma come dicevo non lo so, parliamone. Bene, io direi che ho finito, quindi come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog. Vi ricordo, se il vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp e su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale. È gratuito, assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo inoltre che se vi iscrivete al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine vi ricordo che se c'è un argomento che vorreste che io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete chiedermi anche quello sui commenti qua sotto. Infine, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!